nostra requisitoria, sempre soffermandoci su quelle fonti che ho definito fonti mafiose e quindi sulle dichiarazioni particolarmente importanti di alcuni collaboratori di giustizia, e tra questi in primo luogo dell'odierno imputato Giovanni Brusca. In questa sede non ritengo di dover approfondire quella che è stata, se non per cenni, la caratura criminale, ma poi anche l'attendibilità e il peso delle dichiarazioni di Giovanni Brusca in numerosi processi, molti dei quali conclusisi con sentenze che avete acquisito agli atti, dove la collaborazione di Brusca è stata ritenuta attendibile e degna del riconoscimento dell'articolo 8 della legge 203 del 91. Sappiamo, signori della Corte, che Giovanni Brusca, quando nel 92 si svolgono i fatti che stiamo esaminando e fino poi al suo arresto del 20 maggio del 1996, è stato il reggente del mandamento mafioso di San Giuseppe Iato ed è stato un soggetto, anche per vincoli familiari che risalgono al padre Bernardo Brusca, particolarmente, anche personalmente vicino a Salvatore Riina. Andiamo allo specifico che interessa questo processo e intanto, ve lo dico subito, allo specifico del dato temporale che ci dimostra che la trattativa iniziò a prendere corpo con la presentazione del papello già ben prima della strage di Via D'Amelio, nonostante quanto falsamente affermato dai carabinieri. Brusca, e questo è un dato oggettivo ed incontestabile, è stato il primo a partire dalla fase di poco successiva al suo arresto e all'inizio della sua collaborazione con la giustizia nell'agosto del 96, a parlare ai magistrati che lo interrogavano di papello, di trattativa, e soprattutto a riferire la confidenza che ebbe a fargli, non nascondendo la sua soddisfazione, anzi direi la sua euforia, Totò Riina, dopo la strage di Capaci, sul fatto che le istituzioni, cito tra virgolette, utilizzo il testuale, si erano fatte sotto e che quindi Riina aveva presentato, cito sempre il testuale, un papello di richieste grande così. In estrema sintesi, soltanto per ricordare i passaggi fondamentali, Giovanni Brusca ha dichiarato che in quel periodo, ricompreso tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, Riina gli fece sapere tramite Biondino Salvatore di desistere dallo studio delle abitudini di vita dell'onorevole Mannino, finalizzate appunto alla uccisione dello stesso uomo politico. Gli confidò che le istituzioni si erano fatte sotto, riferendosi ad esponenti dello Stato, e che appunto Riina aveva fatto un elenco di richieste che definì lo stesso Riina papello. Ancora, Brusca ha riferito che nella stessa circostanza Salvatore Riina gli confidò che il terminale della trattativa, quindi il terminale dell'ultimo della trattativa, e cioè che le richieste in ultimo dovevano pervenire all'onorevole Mancino, e ancora ha riferito Brusca che la sinistra, e Brusca ha specificato che intendeva riferirsi alla sinistra democristiana, sapeva. Questa, in estrema sintesi e nei punti di estrema importanza che capirete subito essere particolarmente fondamentali in questa ricostruzione probatoria, queste sono le dichiarazioni che ha reso Giovanni Brusca. È molto significativo anche il riferimento che Riina fa a Brusca del terminale della richiesta che viene individuato nella sinistra DC e nell'onorevole Mancino. In parte le dichiarazioni coincidono con quello che ha dichiarato Massimo Ciancimino, avergli confidato Vito Ciancimino su Mancino, che sapeva, secondo quanto hanno detto i carabinieri. Soprattutto mi permetto di anticiparvi anche la coincidenza di questo nome indicato da Brusca come terminale con quello, o con uno di quelli, che in un documento certamente autentico e certamente manoscritto da Vito Ciancimino viene indicato, il cosiddetto contropapello, come uno dei terminali delle richieste Mancino. Brusca ha specificato sempre
di non avere mai saputo da Rina, e nemmeno di averlo chiesto, chi fossero i mediatori di quelle richieste. Brusca parla del papello presentato e della destinazione ultima delle richieste all'onorevole Mancino, ma non ha mai parlato, non ha mai detto di colloqui con Rina che fossero specificamente riferite ai mediatori e quindi nemmeno agli odierni imputati carabinieri. Quindi, signori della Corte, certamente sul punto Brusca non può essere nemmeno sospettato di preordinata volontà accusatoria nei confronti dei carabinieri odierni imputati, perché ha sempre riferito, fin dalla prima volta in cui parlò di queste cose nel processo per la strage di Firenze, di avere saputo da Riina alcune cose: la presentazione del papello, l'esistenza della trattativa, la finalizzazione ultima dal terminale Mancino, ma di avere semplicemente dedotto, dopo aver ascoltato l'udienza di Firenze con la registrazione trasmessa a Radio Radicale della testimonianza di Mori e De Donno, e quindi avere saputo in questo modo dei contatti tra Mori e De Donno e Vito Ciancimino, di avere dedotto che i mediatori fossero i carabinieri. Dobbiamo quindi dire che questo collaboratore di giustizia, che per chi ne ha parlato per primo, perché dipinge un quadro in cui manca soltanto il mediatore, perché lui riferisce soltanto quello che Riina gli dice, è veramente particolarmente attendibile. E affronto subito la questione che, diciamo, si è già intuito, capito, è stato già esplicitato nella fase dell'esame dibattimentale del Brusca, viene posta come possibile, diciamo, motivo o pretesto di valutazione negativa delle dichiarazioni di Brusca, ed è la questione del momento in cui, la questione temporale che, come vediamo in questa fase, ha un'importanza notevole perché dimostra il mendace, ulteriormente il mendace dei carabinieri Mori e De Donno, la questione di quando Riina fece queste confidenze a Brusca. Questo perché Brusca, nei primi interrogatori, con l'autorità giudiziaria in particolare di Firenze, seppure esprimendosi sempre con termini di possibile dubbio, collocò la confidenza di Riina in periodo successivo alla strage di Adamelio. Successivamente, in più occasioni, la Corte potrà valutare, anche con i limiti di utilizzo che derivano dal disposto di legge, la deposizione di Brusca al processo innanzi al Tribunale Quarta Sezione. Invece, con certezza, sia in numerosi atti istruttori in fase di indagini, sia in questo dibattimento che nel dibattimento Mori, ha collocato l'episodio del suo colloquio con Riina a cavallo tra le stragi di Capaci e Via D'Amelio. E non lo ha fatto semplicemente sulla base di una rivisitazione così teorica, generica del ricordo. Lo ha fatto collegando la certezza del suo ricordo ad un altro episodio, cioè l'incontro con Riina finalizzato a quella condotta preparatoria e collaterale al duplice omicidio Milazzo e della convivente Bonomo, perpetrato tra il 15 e il 16 luglio del 1992 in quel di Alcamo. Brusca ha un ricordo preciso di quell'incontro con Salvatore Riina, che si articolò, che era stato cercato dallo stesso Brusca anche per avere le indicazioni necessarie al contributo che Brusca avrebbe dovuto dare all'omicidio Milazzo, e che quindi è necessariamente antecedente il 15 luglio, e con certezza Brusca afferma che fu proprio in quella circostanza, quindi necessariamente precedente di alcuni giorni il 15 luglio e quindi necessariamente precedente la strage di Via D'Amelio, che Riina gli parlò dei contatti e, parlando del papello, gli confidò che aveva già presentato il papello, non che aveva intenzione di fare le richieste, ma che aveva già presentato, utilizzo l'espressione di Riina, un papello di richieste grande così. Particolarmente significativa, mi ripeto, mi scuserete, è l'euforia di Riina, che ha, diciamo, la consapevolezza e l'esprime ad un suo fidatissimo compagno d'armi, che tra l'altro da poco tempo aveva acquisito ancora più prestigio criminale, perché era stato colui il quale materialmente aveva attivato il telecomando che aveva fatto saltare in aria Giovanni Falcone
la moglie e i componenti della scorta, l'entusiasmo, dice Brusca, lo ha sempre detto, era euforico per il fatto che era stato, diciamo, cercato e aveva potuto fare queste richieste. Quindi non è che Brusca semplicemente melius re perpensa dice no, effettivamente dovrebbe essere prima di Via D'Amelio, ma ancora con certezza il ricordo al duplice omicidio, alle fasi preparatorie del duplice omicidio, meglio dell'omicidio Milazzo, che poi sfociò anche il giorno successivo, se non ricordo male, nell'omicidio della Antonella Bonomo. Ma c'è di più. Brusca afferma che, e anche questo depone a favore della certezza del suo ricordo temporale, che in quella stessa circostanza Rina, euforico, gli disse, anche consapevole del fatto che Giovanni Brusca in quel momento teneva molti rapporti con l'ala catanese di Cosa Nostra, in particolare con Eugenio Galea e Vincenzo Aiello, di fare sapere ai catanesi che era veramente, per l'ennesima volta, era giunto il momento che si attivassero anche loro. Rina era euforico, si sentiva il successo nelle mani, aveva capito che le stragi stavano pagando, voleva che l'attacco allo Stato fosse ancora più evidente attraverso il coinvolgimento in omicidi che colpissero le istituzioni, che in qualche modo destassero quindi la preoccupazione del governo, dell'opinione pubblica, voleva che fossero coinvolti anche altri gruppi criminali. E dice Brusca, in quello stesso incontro, mi dice, vai dai catanesi e gli dici che gli si danno una smossa, che fanno qualche cosa, tanto che io poi andai, feci ricontattare Vincenzo Aiello e poco dopo qualche tempo apprendemmo dell'omicidio dell'ispettore Vizio della Polizia di Stato a Catania, che ricordo a me stesso e a tutti voi essere stato ucciso il 26 luglio del 92, appena una settimana dopo la strage di Via D'Amelio. Però prima, Brusca lo specifica, ma probabilmente non ci sarebbe stato bisogno nemmeno della sua specificazione, questo invito di Rina, che è contestuale a questa confidenza sul papello, precede di qualche giorno, di molti giorni, il momento in cui Brusca va a Catania, e il momento in cui Brusca va a Catania precede a sua volta di molti giorni il momento in cui l'omicidio Lizio viene perpetrato. Quindi anche questo ancoraggio specifico all'episodio Lizio dimostra come la confidenza di Rina sulla presentazione del papello va a coincidere sempre con il giugno 92. Vediamo come poco alla volta, su quello che è uno dei punti importanti della nostra ricostruzione, cioè l'esplicazione delle richieste e quindi la minaccia che se quelle richieste non vengono esaudite si continuerà con le stragi, vediamo come significativamente a poco stiamo andando a riconcorrere i tasselli per dire che quando Massimo Ciancimino per la prima volta dice attenzione, gli incontri sono precedenti, il papello è precedente, afferma delle cose che io non voglio parlare di riscontri perché noi non partiamo da Massimo Ciancimino, ma afferma delle cose che sono comunque dette e riferite anche, andiamo anche a considerare una cosa, dagli unici, dai soli componenti della commissione di quel periodo, che poi sono diventati collaboratori di giustizia, Cancemi e Brusca. Ancora, sono molte, molto significative le dichiarazioni, anche se su questo non mi soffermo molto perché poi saranno anche i colleghi a sviluppare le rispettive fasi successive. In questo senso le voglio soltanto accennare. Le dichiarazioni che Giovanni Brusca fa a proposito di ciò che accade subito dopo l'arresto di Rina, in particolare udienza dell'11 dicembre 2013, pagina 162 e seguenti, su ciò che gli dice Bagarella, sul commento negativo di Bagarella su Mancino quando aumentano le misure di sicurezza nei confronti di Mancino, sulle sue di Brusca interlocuzioni con Provenzano, che intanto dimostra di essere perfettamente a conoscenza, dice Brusca, di questo incontro che avviene tra Brusca, Bagarella e Provenzano dopo
l'arresto di Rina, perfettamente a conoscenza di tutto quello che era accaduto, cioè di tutto quello che era in piedi, delle richieste di Cosa Nostra, e che nel momento in cui dice Brusca, io e Luca Bagarella siamo andati da Provenzano per stabilire la strategia stragista, se continuare o meno quello che stava portando avanti Totò Riina, Bernardo Provenzano avanzò delle perplessità e disse, io come mi giustifico con gli altri, facendo riferimento al suo gruppo, a Ieri, Giuffrè e Benedetto Spera, e racconta Giovanni Brusca, provocatoriamente Bagarella gli disse, ti metti un cartellone così davanti, prendi un pennello e gli scrivi, io non so niente. Ancora, andiamo stringendo anche poi sui singoli personaggi, poi vedremo appunto anche attraverso le intercettazioni di Riina che cosa significa tutto questo. Mi piace fin da ora ricordare quello che Giovanni Brusca, nella stessa udienza dell'11 dicembre 2013, ha testualmente riferito alla domanda se conosceva Antonino Cinà. Ha detto, era la persona, e non sta parlando un quisque de popolo di Cosa Nostra, sta parlando Giovanni Brusca. Antonino Cinà era la persona, dopo Giuseppe Giacomo Gambino, la persona più vicina a Totò Riina, come consigliere, come riflessivo, la persona che frequentava i salotti buoni di Palermo, tra virgolette, frequentava una certa elite, era uno che raccoglieva molte notizie nel mondo giudiziario, imprenditoriale e via dicendo. Tant'è che io sapevo, tant'è vero che quando, a me non mi ha sorpreso quando Nino Cinà va a chiamare a Gaetano San Giorgi per chiedergli notizie su Ignazio Salvo. Io subito ci arrivo e quindi vado subito da Riina, che io conoscevo la caratura. Era Antonino Cinà l'unico che si poteva permettere di andare a casa di Riina senza bisogno di bussare da nessuna parte. Allora, io credo, noi crediamo di insistere molto nella valutazione delle dichiarazioni di Brusca che vi ho sintetizzato, sul dato temporale. Intanto, sotto il profilo della constatazione che Brusca è stato il primo a parlare del papello e della strategia di ricatto allo Stato nell'immediatezza della sua collaborazione iniziata nell'agosto del 96. Ancora, come vi ho detto, è stato in grado di affermare con certezza che la presentazione del papello avviene tra Capaci e via D'Amelio. Sulla evidente mancanza di ogni elemento per ritenere che in qualche modo Brusca abbia voluto coinvolgere strumentalmente i carabinieri, sulla stringente logicità della ricostruzione che consente di datare a prima della strage di via D'Amelio l'avvenuta consegna del papello, sulla emersione della logica del ricatto alla controparte in trattativa che aveva indotto Riina a ritenere che fosse necessario, dopo via D'Amelio e la momentanea interruzione della trattativa, un altro polpetto individuato in quel momento, spiega Brusca, nell'attentato al dottor Grasso, non realizzatosi per difficoltà tecnico-operative connesse alla scelta del luogo, la casa dei suoceri a Monreale. È importante anche questo passaggio per capire come la logica del ricatto allo Stato che noi contestiamo viene a correre parallelamente e viene alimentata dai passaggi della trattativa. Ad ogni passaggio c'è un'azione che Cosa Nostra decide di fare. Al passaggio della presa di contatto decide di sospendere la strategia nei confronti dei politici. Al passaggio successivo, alle risposte che non arrivano nonostante la presentazione del papello e nonostante la strage di via D'Amelio, consegue in Riina la volontà di dare un altro colpetto. Trattativa e ricatto camminano assolutamente parallelamente. Ecco perché chi ha fatto la trattativa e l'ha rappresentata anche agli organi istituzionali concorre nel ricatto e nel 338 e nel 339 che noi contestiamo ai mafiosi. È ancora importante la sottolineatura del coinvolgimento dei catanesi, di cui parla Brusca a proposito dell'omicidio Lizio, che aiuta ad inquadrare la strategia in un'ottica più ampia, che come vedremo, partendo dal cuore corleonese di Cosa Nostra, arriverà a coinvolgere anche i calabresi all'inizio del 1994. E a proposito dell'omicidio Lizio, voglio fare semplicemente un accenno proprio per inquadrare l'esattezza del riferimento motivazionale che Brusca ha fatto a quelle che sono state, tra le ultime dichiarazioni dibattimentali acquisite in questo processo,
le dichiarazioni di Eugenio Sturiale, il collaboratore catanese, che ha chiaramente inquadrato in questa ottica dell'adempimento rispetto alla sollecitazione dei palermitani l'omicidio dell'ispettore Lizio. Più volte i palermitani avevano preteso il coinvolgimento dei catanesi, ma fino a quel momento, anche grazie, molte cose poi si spiegano, alla posizione da questo punto di vista sempre molto più prudente di chi non vuole comprarsi guai a casa sua, Santa Paola, Benedetto, i catanesi non avevano fatto l'omicidio di Nicolosi, avevano sempre tergiversato, poi a un certo punto cominciano con questo omicidio di questo ispettore di polizia, proprio perché non si potevano rifiutare di dare il loro contributo ad una strategia che era stata concepita dai corleonesi, era stata concepita da dottor Rina, ma era una strategia di Cosa Nostra e delle mafie. Cominciamolo anche qua a pensare, cominciamo a riflettere su questo dato. Quando poi affronteremo nelle prossime udienze il dato dei 334 41 bis che non vengono rinnovati e vedremo che tra questi mancati rinnovi ci sono molte posizioni che riguardano detenuti calabresi o detenuti catanesi o detenuti che comunque non sono appartenenti a Cosa Nostra siciliana, cominciamo a pensare che in quel momento Rina non era soltanto il capo di Cosa Nostra siciliana. In quel momento, e probabilmente per molto tempo, e probabilmente fino al momento della sua morte, Rina è stato il capo di Cosa Nostra siciliana, ma è stato il punto di riferimento più alto di tutte le organizzazioni mafiose che operano in Italia nel momento in cui le organizzazioni mafiose avessero bisogno di coordinarsi e di avere una strategia comune. Ecco perché, quando poi andremo a esaminare le revoche o i mancati rinnovi nei confronti dei calabresi, non dobbiamo stupirci o comunque non dobbiamo considerare quel parziale, molto parziale risultato ottenuto a partire dal novembre 93 come estraneo alla logica del ricatto allo Stato e della trattativa. Adesso voglio soffermarmi su quello che è stato il contributo, che dico subito, a nostro parere, aver assunto un grado di solidità e di importanza veramente notevole, che alla ricostruzione di questi fatti ha dato Giuseppe Pino Lipari. Prima di passare all'esame delle dichiarazioni, è necessario ricordare ciò che emerge dalle sentenze e dalle dichiarazioni degli altri pentiti sul rapporto di strettissima intraneità del Lipari con Provenzano, con Rina e con Ciancimino. Andiamo a rivedere in particolare le dichiarazioni di Sino, quelle di Giuffrè, sul ruolo assunto e mantenuto per lungo tempo da Lipari di vero e proprio consigliere privilegiato del Riina e soprattutto del Provenzano, per tutte le vicende di più delicata importanza, anche con riferimento alle strategie economiche e imprenditoriali e anche politico-istituzionali. Ricordiamo solo per cenno le dichiarazioni di Sino sulla famosa visita di Salvatore Rina nell'appartamento di Via Sciuti 85 a Palermo a Vito Ciancimino, che riceve Rina in camera da letto e in vestaglia, quando Lipari accompagnò Rina, che glielo aveva chiesto, da Vito Ciancimino per perorare l'assegnazione dell'appalto per la costruzione del palasport a Palermo al gruppo imprenditoriale Costanzo, e quando Vito Ciancimino disse di no a Salvatore Rina. L'episodio che Sino ha raccontato per primo e che diceva poi essere rimasto in qualche modo mitico in Cosa Nostra, perché Rina, che si era sentito mortificato da Vito Ciancimino scendendo con l'ascensore dal sesto piano di Via Sciuti 85, aveva preso per il bavero Pino Lipari, gli aveva detto: la prossima volta, se tu mi accompagni da Vito Ciancimino prima ti ammazzo, e poi non so che cosa aveva detto, aveva aggiunto. E allora io prima voglio ricordare alcune delle dichiarazioni per poi passare alla sottolineatura del significato. Udienza del 24 novembre del 2016. Cominciamo a ricordare alcune date perché sono importanti. Lipari precisa che nei suoi periodi di alternanza tra detenzione e libertà era stato detenuto in carcere dal 3 febbraio 92 al 24 settembre 92 ed è confermato poi dal certificato d'atto, e che nel 93 era rientrato in carcere il 26 maggio 93. Quindi, per quel che qui ci interessa di più,
Lipari è in carcere fino al 24 settembre del 92, ma dal 24 settembre del 92 è libero fino al 26 dicembre del 93. Lipari ammette immediatamente di avere, per ora andiamo alle dichiarazioni, poi vediamo se uno che fa queste dichiarazioni è collaboratore o meno, se ha un intento collaborativo o meno, ma sono delle collaborazioni e delle ammissioni che sono veramente importanti. Lipari ammette di avere conosciuto Bernardo Provenzano negli anni 70, di avere mantenuto, sto leggendo testualmente, rapporti di vera e propria amicizia con Bernardo Provenzano, di aver avuto l'ultimo incontro, credo nel 2001, nel 2002, a Mezzoiuso con Bernardo Provenzano, di avere proprio intrattenuto un rapporto di amicizia. Ancora di più, Lipari dice di avere avuto rapporti, lui e i suoi familiari, societari occulti naturalmente con Provenzano, che risalgono agli anni precedenti, il 1980, e lui dice che dei parenti miei hanno fatto una società con il fratello di Provenzano, con Salvatore Provenzano, che era tornato dalla Germania, e quindi si costituì questa ditta Medisud di forniture ospedaliere. Era socio della Medisud, confessa Lipari, i miei nipoti, Lipari Arturo o Francesco, figlio di mio fratello, e poi c'era D'Amico Vincenzo, un mio cugino, tutta gente incensurata, e tuttora quindi questi sono incensurati. In questa trentennale, costante interlocuzione con Bernardo Provenzano, che diventa un rapporto di amicizia, si sono incontrati dovunque, molte volte anche nell'abitazione palermitana di Pino Lipari, in via Aquileia a Palermo, in via Cannolicchio e quant'altro, le ultime volte a Mezzoiuso. A Mezzoiuso, dice Pino Lipari, tra le altre richieste che Provenzano, che poi vedremo, stava lì indisturbato da alcuni anni, mi fece, ci fu quella di ricontattare il dottore Cinà, Antonino Cinà, in funzione di esigenze sanitarie legate ai suoi problemi renali e con la prostata. Contatto che Lipari naturalmente immediatamente ed effettivamente attiva. Ancora, Lipari ammette di avere conosciuto negli anni 70 Vito Ciancimino, di aver avuto con lui interlocuzioni personali e dirette, dirà che l'ultima si verificò proprio in occasione delle confidenze che Ciancimino gli fece alla fine del 92 sulla trattativa in corso, di essere stato più volte a casa di Vito Ciancimino, di avere accompagnato più volte Provenzano a casa di Vito Ciancimino, anche se Provenzano era in grado benissimo di andare a casa di Vito Ciancimino anche senza la presenza e senza l'intermediazione del Lipari, di avere anche qui, diciamo, rispetto alla sorpresa delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino che diceva ma io a Provenzano lo vedevo fin da quando era bambino, di avere sempre visto quando Provenzano andava a trovare Ciancimino la presenza dei figli, che viene interpellato credo anche da domande del Presidente, sapevano benissimo che quella persona che andava a trovare il padre era Bernardo Provenzano. Quindi Lipari contribuisce a dire attenzione, il contesto è proprio quello, familiarità con Provenzano, familiarità con Ciancimino. È una cosa incredibile che veramente dipinge in maniera ancora più efficace rispetto a quanto poi farà Riina nelle intercettazioni che andremo ad esaminare, è il rapporto tra Provenzano e Ciancimino. Il rapporto non è quello che si può pensare così superficialmente di un soggetto estraneo, non punciuto, non facente parte di Cosa Nostra e quindi il politico in un rapporto quasi di soggezione con uno dei capi della mafia, ma il rapporto è di natura diversa. E più volte Lipari ha detto, e poi lo dirà anche Riina, Provenzano era quasi plagiato da Vito Ciancimino, cioè nel rapporto tra i due, certamente Vito Ciancimino era ampiamente in grado di influenzare anche le scelte più prettamente mafiose, in particolare di Bernardo Provenzano. Dice Pino Lipari, nel suo esame dibattimentale, che quando uscì, quindi se non erro, Presidente mi corregga se sbaglio, il 24 settembre del 92, dopo pochi giorni, incontrò Provenzano, il quale lo invitò a andare a trovare Vito Ciancimino, che stava a Roma. In un primo momento, nel corso del suo esame dibattimentale, poi spiegherò anche, secondo noi, il perché,
Giuseppe Pino Lipari aveva detto che questo invito ad andare a trovare Vito Ciancimino gli pervenne dai figli di Ciancimino, non specificando da chi. Poi però ha precisato, anche in esito di una contestazione, che probabilmente ne parlò anche con i figli, forse per organizzare proprio l'incontro a Roma, ma che l'input gli venne da Bernardo Provenzano. Ancora, Lipari, ancor prima di scendere nei particolari, in quell'udienza del 24 novembre 2016, premette con assoluta forza e convinzione che negli interrogatori che aveva reso alla Procura di Palermo nel 2002, su questa vicenda, ma più in generale in tutti gli interrogatori, lui aveva detto la verità, non aveva detto delle bugie, che quello che è consacrato nei verbali registrati, nelle trascrizioni di quegli interrogatori, corrispondeva alla verità. Ancora, per ora andiamo alle cose generali, ha confermato l'incontro e ha descritto meglio l'incontro tra Riina e Ciancimino in Via Sciuti a Palermo, ha detto, anche per fare capire bene quale fosse il suo ruolo per le vicende tra virgolette politiche di Cosa Nostra, che quando si cominciò a delineare e venne reso noto il progetto di legge su quella che poi sarebbe diventata effettivamente la legge Rognoni-La Torre, egli stesso Lipari fu incaricato da Riina di andare a trovare Nino Salvo a Roma per cercare di bloccare questa legge. Lipari si reca a Roma da Nino Salvo, che gli dice: non ti preoccupare, questa legge non verrà approvata mai, non passerà, punto e basta. Riina, era stato Riina ad incaricare Lipari, gli aveva dato anche un foglio, una pubblicazione, un documento che conteneva il progetto di legge. Riina si comincia a preoccupare della legge sul sequestro dei beni prima ancora che venisse approvata, ed è comprensibile questo, e prima ancora cerca di sfruttare il canale politico, in quel momento Lipari, Nino Salvo, per cercare di non fare approvare quella legge, che in effetti poi verrà approvata soltanto nemmeno dopo l'omicidio del promotore Pio La Torre, verrà approvata solo dopo il 3 settembre 82, quando l'opinione pubblica si indigna ancora maggiormente per l'eliminazione di Carlo Alberto dalla Chiesa a Palermo. Ricorda ancora un dato, Presidente e signori della Corte, vi chiedo particolare attenzione su questo punto, che Lipari dice nel 2002, mette a verbale nel 2002, ricorda che mentre era ancora detenuto, e specificherà poi sulla base del suo ricordo che si trattava certamente di una fase precedente alla strage di Via D'Amelio e probabilmente successiva a quella di Capaci, ma certamente di molto precedente alla strage di Via D'Amelio, la moglie lo andò a trovare in carcere per un normale colloquio e gli disse di essersi molto spaventata perché alcune sere prima sotto casa era stata, diciamo, fermata da un ragazzo a bordo di una motocicletta con un casco che non aveva inizialmente riconosciuto e che poi riconobbe in quel momento la moglie gli dice uno dei figli di Ciancimino, poi sapremo essere Massimo Ciancimino, che gli aveva detto di riferire al marito Pino Lipari come si poteva fare per trovare la possibilità di un'interlocuzione diretta con il principale, intendendosi per principale Salvatore Riina. Un particolare apparentemente marginale, ma che così marginale proprio non è, delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, che viene confermato in pieno e prima ancora che Massimo Ciancimino le rendesse queste dichiarazioni. E attenzione, quelle dichiarazioni di Lipari nel 2002 non erano mai state depositate e non erano conosciute. Il contatto Vito Ciancimino-Riina, ipotizzato in un primo momento per il tramite di Lipari, viene coltivato attraverso l'interlocuzione di Massimo Ciancimino e la moglie di Lipari. Nel momento della risposta che Lipari ci spiega, io sono in carcere, non ho la possibilità di farti parlare con il principale, se vuoi con l'aiuto con Provenzano, in quel momento a Ciancimino serve interloquire con il principale, con Riina, allora in quel momento la moglie si incarica di dire non è possibile. Tutto questo, quando lo dice Massimo Ciancimino, lo aveva detto Lipari nel 2002, ma non era ancora conosciuta la dichiarazione di Lipari. Eppure c'è una sostanziale, importantissima coincidenza.
Allora, in realtà l'espressione non era principale ma primario, ma comunque il concetto era primario e aiuto, e non principale, e aiuto. Ora, io prima voglio svolgere alcune considerazioni e poi scendo nello specifico delle confidenze di Lipari, che Lipari ha avuto e che poi ha messo a verbale. E sono delle considerazioni che svolgo a favore di un giudizio di cui noi siamo convinti, di una altissima intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di Lipari. Quando Lipari alla fine del 2016 è stato chiamato in questo processo, intanto ha dovuto rispondere solo perché nel frattempo, con il passaggio in giudicato delle sentenze nei processi che lo riguardavano, aveva assunto la veste di testimone assistito. Non aveva nulla da sperare, non aveva nulla da guadagnare da un punto di vista della posizione processuale, da rendere dichiarazioni conformi o gradite all'ipotesi accusatoria della Procura di Palermo. Non aveva nulla da guadagnare nel ribadire quei fatti che aveva già dettagliatamente riferito allorché nel 2002 aveva intrapreso un percorso di collaborazione con la Procura di Palermo. E ciò è tanto più vero, ove si pensi, signor Presidente, che quando ne aveva avuto la possibilità processuale, come vi risulta, nel processo Mori Obinu dinanzi al Tribunale, Lipari si era avvalso della facoltà di non rispondere. Lipari non è uno che ha il piacere di venire a raccontare fatti che, come vedremo, hanno una portata accusatoria enorme nei confronti dei carabinieri e nei confronti del dottore Cinà. Lipari, dopo quell'esperienza chiusa, se avesse potuto, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere anche qui. Ancora, in nessun momento, in nessuna fase del suo lungo esame e controesame, Lipari ha dato nemmeno la semplice impressione di volere enfatizzare impropriamente la portata accusatoria dei suoi ricordi e delle gravissime accuse mosse agli odierni imputati. Anzi, è stato a tutti veramente evidente che il dichiarante, che non aveva nemmeno riletto le sue precedenti dichiarazioni, forse perché convinto di potersi ancora una volta avvalere della facoltà di non rispondere, ha inizialmente cercato di ammorbidire le sue dichiarazioni, finendo poi per ribadirle sempre con piena consapevolezza, sto parlando delle dichiarazioni rese nel 2002, solo in esito alle contestazioni operate dal PM e dalle altre parti in questo processo. E d'altra parte voglio pure dire che tale suo atteggiamento è perfino umanamente comprensibile, ove si pensi alla storia di un colletto bianco, diciamo, della mafia, che aveva trovato il coraggio di voltare le spalle ai capimafia più importanti, iniziando a collaborare con la Procura, che però nel gennaio del 2003, non gli aveva perdonato alcune violazioni comportamentali che mai, mai, adesso lo andremo a vedere nello specifico, erano sfociate nel mendacio o peggio nella strumentalizzazione della collaborazione per perseguire finalità mafiose. Ma prima di andarle a vedere, stavolta anticipo prima il giudizio rispetto all'analisi, la peculiarità che rende in questo processo veramente fondamentale l'apporto conoscitivo di Pino Lipari è che egli ha avuto la possibilità di apprendere direttamente i fatti che ci ha riferito sulla trattativa e sul papello da tre dei principali attori protagonisti della vicenda trattativa. Non si tratta quindi di un derelato di seconda mano, ma di confidenze dirette e particolarmente affidabili, perché provenienti tutte da soggetti che con Pino Lipari avevano rapporti di particolare intensità umana ancor prima che criminale, e che ciascuno con il suo ruolo fondamentale erano stati protagonisti assoluti, insieme ai vertici del Rossi e a Salvatore Riina, di tutta la vicenda della trattativa, almeno con riferimento alla sua fase essenziale e decisiva del 92. Ci si riferisce a Vito Ciancimino, al dottor Antonino Cinà, allo stesso Bernardo Provenzano. Andiamo a vedere quindi questi tre principali attori della vicenda trattativa che cosa riferiscono al loro amico, prima ancora che, diciamo, consigliere, tra virgolette, criminale, Pino Lipari. Vito Ciancimino, ancora libero, siamo prima del 19 dicembre del 92, siamo in un momento in cui Pino Lipari ci specifica stava andando in vacanza, dopo la carcerazione stava andando in vacanza invernali in montagna, Provenzano mi chiede di parlare, di passare con Vito, da Vito Ciancimino, proprio perché su queste vicende così essenziali era importante che Pino Lipari fosse a conoscenza degli sviluppi della trattativa. Mi incontro con Vito Ciancimino all'Hotel Plaza in Via del Corso a Roma.
siamo tra l'ottobre e il novembre del 1992. Pino Lipari in questa sede conferma tutto quello che ha detto già nel 2002 al procuratore Grasso che lo interrogava. Mi parlò della trattativa. Vito Ciancimino nel 1992 parla della trattativa. Andiamo al contenuto. Quando mi incontrai con Vito Ciancimino, Ciancimino mi disse: io volevo un appuntamento con il primario, con Riina, un incontro, e tu non me lo hai dato. Mi hai detto che non avevi strada, quindi mi hai depistato, quello che vi avevo detto poc'anzi. E siccome non potevo parlare in quel momento con il suo aiuto con Provenzano, perché questa era una cosa che doveva essere per forza di cose definite da Riina, e certo, i carabinieri avevano detto cosa vogliono, si sa, i vertici, era Riina che faceva le stragi, cosa vogliono per finire le stragi, per finire il muro contro muro. Ciancimino dice a Lipari: siccome questa è una cosa che doveva essere per forza di cose definita con Riina, mi sono ricordato che il medico curante della famiglia Riina era il dottore Cinà, al quale ho prospettato tutta la situazione. Vito Ciancimino dice a Lipari nel 92: gli ho spiegato i termini della trattativa, quello che mi aveva detto Mori. Che cosa vuole ora Cosa Nostra? Siamo confusi con queste stragi, con queste cose, con questa strage. Lo dice Lipari già nel 2002, ricordando il colloquio di Ciancimino, con questa strage. Era successo Falcone e non c'era Borsellino. E Ciancimino mi dice: alla richiesta di Mori e De Donno mi attivai. Io ho detto: cercherò di mettermi in giro, ma mi servirebbe un passaporto. Perché ho detto che sicuramente non sono in Sicilia, questi saranno fuori, quindi mi serve un passaporto. Ciancimino racconta a Lipari queste cose dette gli dai carabinieri e le racconta nel 92. Mi parlò di questi incontri, di questa trattativa. Mori chiede: che cosa vuole ora Cosa Nostra? Ciancimino mi disse che l'interlocuzione con Mori era intervenuta tra le due stragi, tra Falcone e Borsellino, e questo glielo dice nel dicembre del 92. Ma Vito Ciancimino in quel dicembre del 92 racconta tutto a Pino Lipari, che lo mette a verbale già nel 2002. Non racconta soltanto perché doveva cercare Riina, perché i carabinieri gli avevano chiesto di cercare Riina, non gli racconta soltanto che alla fine, visto che Lipari gli aveva chiuso le sue strade, si era rivolto al medico Cinà, ma gli continua a raccontare il prosieguo della vicenda. E gli racconta che aveva giudicato il comportamento del dottore Cinà non all'altezza, perché il dottore Cinà si era effettivamente attivato con Riina, aveva raccolto le richieste di Riina, già all'epoca Ciancimino racconta a Lipari: vogliono aggiustati i processi, la revisione dei processi, non vogliono il 41 bis, non vogliono il sequestro dei beni. E qui mi ha colpito una cosa, Presidente, che in parte avevo accennato nella prima parte del mio intervento l'altro giorno. Quando nel 2002 Lipari racconta ai procuratori di Palermo quello che gli dice Vito Ciancimino e gli parla del 41 bis, dalle contestazioni ve ne potrete accorgere, il procuratore gli dice: ma come? Lei dice il 41 bis, ma se lei dice che questa interlocuzione è venuta prima del 19 luglio, ancora non era stato applicato. E Lipari dice: procuratore, c'era, nel 92 il 41 bis lo avevano già previsto, lo avevano cominciato, non è che questa cosa nasce dall'oggi al domani quando poi verrà applicato dopo la strage via D'Amelio. Quando si prepara un provvedimento di questi, le dico e le confermo che era per evitare che venisse applicato, quindi per evitare che venisse poi convertito in legge.
Ancora, vi dico, Ciancimino gli racconta tutto. Gli racconta delle richieste, della richiesta di passaporto, fatta non per motivi strani, non soltanto per una prova dell'affidabilità, ma perché Vito Ciancimino giocò alto con i carabinieri e disse sì, però voi sapete, voi mi invitate a fare la trattativa con Riina e Provenzano, ma se io mi devo muovere liberamente, se io li devo andare a incontrare all'estero, voglio avere il passaporto. E i carabinieri si attivano, lo consigliano, poi andremo a vedere che vanno pure dalla Ferraro, dall'interlocutore politico, per fargli avere il passaporto. E ancora, Vito Ciancimino gli racconta che il dottore Cinà gli aveva fatto avere il papello delle richieste, lui dice non è stato all'altezza perché me lo ha consegnato lasciandomelo in una busta in portineria a Palermo, questo è quello che dice, ma il concetto fondamentale è che Ciancimino nel 92 parla del dottore Cinà come quello che gli fa avere il papello delle richieste. E poi dice e ribadisce quello che aveva detto nel 2002, signori della Corte, e che ha una valenza accusatoria fondamentale. Già nel 2002 e non c'era motivo di pensare che tutto potesse sfociare in un processo a carico di Mori e De Donno, Vito Ciancimino, ancora libero, all'Hotel Plaza di Roma, rappresenta Pino Lipari che quell'elenco di richieste venne consegnato in copia ai carabinieri. Anzi, Lipari dice fin da subito, a specificazione della esattezza del suo ricordo e della specificità di quello che gli disse Vito Ciancimino, che materialmente fu consegnato da Vito Ciancimino al capitano De Donno. Questo lo dice Lipari nel 2002, questo lo aveva detto in costanza di trattativa Vito Ciancimino a Pino Lipari, con il quale dal punto di vista mafioso aveva certamente più confidenza che perfino che con suo figlio Massimo. Lo dice non 20 anni dopo, non quando Lipari nel 2002 poi diventa pentito, ma lo dice nel ottobre-novembre del 1992. Vito Ciancimino gli racconta tutto a Pino Lipari e coinvolge pesantemente la responsabilità degli odierni imputati Mori e De Donno e della responsabilità di Antonino Cinà, che invece di fare dichiarazioni spontanee in cui cerca di ridimensionare il suo ruolo, ammettendo che è stato cercato per queste cose, ma dicendo quello che ha detto, forse avrebbe potuto assumere, diciamo, lo stesso atteggiamento che ha assunto quando ha fatto le confidenze a Vito Ciancimino, quando ha fatto le confidenze allo stesso Pino Lipari, come vedremo da qui a poco, cioè di essere stato suo malgrado un protagonista di quella fase della trattativa tra lo Stato e la mafia. Ancora, queste sono le confidenze di Pino Lipari, che Pino Lipari riceve da Vito Ciancimino. Per quanto riguarda le confidenze di Provenzano, pagine 112, 113 e seguenti della udienza, Lipari conferma che intanto è stato Provenzano a mandarlo da Vito Ciancimino, fatti raccontare le cose da lui. E poi conferma che anche successivamente, quando lui, Lipari, apprese tutti i particolari di Vito Ciancimino, si incontrò con Provenzano, affrontò l'argomento con Provenzano, che era al corrente di queste cose. Lipari che cosa dice? Pagina 114 del verbale. Provenzano non è che mi racconta tutti i particolari, Provenzano mi dice vai da Vito Ciancimino. Io vado, poi vado in vacanza con i miei in Trentino Alto Adige a sciare, poi torno, rivedo Provenzano e gli dico Vito mi ha raccontato queste cose. Provenzano ne era, d'altra parte era a questo punto diventato, diciamo, come vi ho detto stamattina, il terminale ultimo mafioso della trattativa, era perfettamente a conoscenza e gli aggiunge un dato che Pino Lipari mette a verbale già nel 2002 e conferma nel 2016. Un commento di Provenzano, a lui glielo propone come commento, non sappiamo se avesse delle conoscenze, probabilmente delle conoscenze dirette. Provenzano mi disse non poteva essere un'iniziativa personale dei carabinieri questa della trattativa, c'era il benestare di qualche entità
superiore. Questo me lo dice Provenzano in quell'incontro. Ciancimino, Provenzano. Basterebbe questo per attribuire una valenza fondamentale alle dichiarazioni accusatorie di Pino Lipari. Ma c'è di più, perché quando nel 2000-2001, al solito nel tranquillo territorio di Mezzojuso, Provenzano riceve Pino Lipari per l'ennesima volta e ha bisogno di contattare il dottore Cinà, così come lo aveva contattato, poi ci ritorneremo tante volte, prima Giovanni Napoli, prima che Giovanni Napoli fosse arrestato il 18 novembre 98. Provenzano continua a rivolgersi sempre a Cinà, anche in quel momento per le questioni mediche. E quindi viene organizzato un incontro tra Lipari e Cinà, che si realizza presso lo studio di un parente avvocato del dottore Cinà, qui a Palermo. Il dottore Cinà, sapendo chi ha di fronte, si conoscevano da tempo, il dottore Cinà era stato anche medico curante dei familiari di Lipari, ma siamo a quei livelli, Presidente, signori della Corte, vi ricordate le dichiarazioni di Giuffrè che diceva, c'era, a parte la commissione, c'era un gruppo ristretto di uomini d'onore o comunque di mafiosi con la testa pensante, quelli che sapevano elaborare le strategie, quelli che sapevano se era il caso di votare per un partito o per un altro, quelli che sapevano tastare il pozzo agli ambienti per capire quali danni poteva fare l'uccisione di Falcone e Borsellino, quelli che sapevano respirare gli ambienti di questo palazzo di giustizia per vedere se un magistrato era pericoloso o più o meno gradito. Questo circolo ristretto, alla fine chi erano? Ce lo dice Giuffrè, il dottore Cinà, Pino Lipari, Gianmanco di Bagheria e qualcun altro, quelli che rappresentavano per Provenzano soprattutto i veri, diciamo, consiglieri anche fino al momento della sua cattura a Montagna dei Cavalli. Quindi quando si incontrano nello studio dell'avvocato qui vicino via Dante a Palermo, non stanno parlando due persone qualsiasi legate soltanto dall'appartenenza a Cosa Nostra, stanno parlando, e questa è una caratteristica di questo processo, nonostante tutto quello che dicono, qui c'è il cuore di Cosa Nostra. Questo è il processo che più di ogni altro ha affrontato, con tutte le difficoltà che ci sono state e ci continuano ad essere, quello che è successo nel cuore, nella testa pensante di Cosa Nostra, proprio a cavallo del periodo delle stragi. Quindi si incontrano Lipari e Cinà e riprendono questo argomento. D'altra parte ce lo dimostrano le intercettazioni di Rina, ce lo dimostrano le intercettazioni di Graviano. È quella la fase decisiva, la fase che i mafiosi che hanno vissuto, e non solo i mafiosi che hanno vissuto, ancora oggi ricordano come l'elemento di snodo di tutto quello che è avvenuto prima, in quel momento e dopo, è la fase che va dal 91 al 94. E se la ricordano sempre, e il dente, quando si vedono, batte sempre, la lingua batte sempre dove il dente duole. Parlano inevitabilmente sempre di quelle cose, perché sono i primi loro a sapere che quello che è accaduto con le stragi del 92 e del 93 non è solo farina del sacco di Riina.